Duván Zapata, puntata speciale di Tutto Atalanta, asta delle maglie del Christmas Match. Le vostre maglie, quelle indossate, quelle preparate per la partita Atalanta-Milan, sono state assegnate in beneficenza. Sono stati raccolti più di 24.000 euro. Andranno in beneficenza e quindi cioè, si fa del bene, si contribuisce a fare del bene. Sì, si contribuisce, come dici te. E poi a me fa piacere che avete scelto me per consegnare queste maglie, perché è un buon, come si dice, una cosa in più che si fanno per gli altri, quindi è una cosa bella da fare. E poi è stata la maglia di un giorno, diciamo, speciale, no? Una partita speciale che abbiamo tolto tanta soddisfazione quel giorno lì, quindi è stata una maglia, diciamo, importante. Tu non eri in campo, però anche la tua maglia è stata quotata, e quotata parecchio bene. Tu hai sofferto in tribuna, come si dice, però questo è altro per fare del bene agli altri. Tra l'altro anche tu hai una tua associazione che opera in Colombia. Sì, certo, anche io ho un'associazione in Colombia che più o meno fa le stesse cose. E poi, come dici tu, ho dovuto guardare la partita come tifoso, però comunque tifavo per i miei compagni. Comunque hanno fatto una grandissima partita, che poi alla fine abbiamo concluso l'anno della miglior maniera. Ecco Duván, ovviamente adesso è iniziato il girone di ritorno, per l'Atalanta non è iniziato benissimo, però si sa, il calcio è anche questo, non bisogna fare drammi, bisogna insomma essere coscienti e consapevoli, analizzare ciò che non è andato e poi proseguire per il percorso che si è intrapreso. Sì, certo, come hai detto te, non bisogna fare drammi, però siamo consapevoli che due giorni fa abbiamo perso una partita che magari non dovevamo perdere, però è andata così. Adesso solo c'è da lavorare, a continuare a crescere, no? Ogni partita noi abbiamo fatto delle buone gare, forse l'ultima non è stata così buona, però adesso sabato abbiamo un'altra opportunità, no? E contro una buona squadra come il Torino. Sarà una partita sicuramente difficile, però noi siamo consapevoli che ce la possiamo fare. Duván, stai lavorando tanto per ritornare alla condizione che avevi prima dell'infortunio. Non è facile, perché fosse così semplice, però stai lavorando tanto. Sì, certo. Se era così facile, era scontato, no? Però so che quando mi sono fatto male avevo una condizione che anche io ero un po' stupito, diciamo la verità. Però sì, adesso sto lavorando per tornare a essere determinante soprattutto, no? Quindi so che ho bisogno un po' più di partite magari. Fino a quella contro le spalle era la mia seconda partita. Quindi so, per le mie caratteristiche e per le mie condizioni, che ho bisogno un po' più di partite, però cercherò di tornare più velocemente a avere quella condizione lì. Duván, l'affetto dei tifosi non è mai mancato. Quando sei sceso in campo durante il riscaldamento, insomma nelle fasi che precedevano la partita contro il Parma, c'è stato il boato, l'ovazione del pubblico. Sì. Per me è stata un'emozione grandissima e io solo voglio ripagare tutto questo affetto in campo, no? Facendo delle ottime gare, quindi spero che tutto questo feeling continui per sempre.